Tuttavia la casa è quella della zia che non l'ha mai lasciato dal giorno dell'incidente al Mottarone, solo da pochi giorni bambino. Il fratellino e bisnonni sono morti. Il percorso terapeutico dal punto di vista psicologico, nel frattempo i suoi familiari si sono affido dall'altro per occuparsi della vicenda giudiziaria e della costituzione di parte civile quando ci sarà il processo sull'incidente della funivia. Il CSM intanto aprirà una pratica sul cambio del giudice Banci Bonamici, che aveva disposto la scarcerazione di 2 dei 3 indagati, da lunedì via agli accertamenti irripetibili per l'incidente del Mottarone. È tutto il traffico. Via Radio. Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, precisamente per la Lombardia.